Nina era una giovane trans che nella vita faceva la cantante. Si fidanzò con questo boss, che sarebbe poi Salvatore Conte. È stata un'emozione fortissima girare con Marco Balvetti, perché sono sempre stata sua fan. C'è anche una scena, no, molto dolorosa nel film Gomorra. Sì. E secondo me quella è la scena principale, in cui io scendo le scale, sto facendo una sorpresa per il compleanno a Salvatore, e un suo amico, che già sapeva la relazione mia di Salvatore, per dispetto gli fa che mi insulta. Ed è stata una scena come l'ho vissuta altre volte. Secondo me è stato un messaggio per far capire come ci si sente. Delle mie amiche mi hanno chiamata e mi hanno detta che adesso le stanno sfottendo proprio come nella scena del film. Facciamo tutto il resto degli insulti come nel film, adesso li stiamo ricevendo anche in pubblico, nella vita reale. Io faccio la parrucchiera e lavoro 12 ore al giorno. Sui mass media sono uscite notizie che io facessi la prostituta, cosa che non è assolutamente vero. Poi sono una parrucchiera e ho agito legalmente, ovviamente, a fare queste denunce. Farsi accettare è difficile, soprattutto chi mi conosceva prima e poi un giorno all'altro mi ha rivista donna. Ero vittima di bullismo, si entrava con le parolacce e si usciva con le parolacce. Però adesso so difendermi di più. Io ho avuto un coraggio che non tutti hanno. Non tutti hanno la forza di esprimersi e di accettare ciò che sono. In famiglia all'inizio, come tutti, ho avuto dei problemi con mia madre. Però devo dire che poi mia mamma è una persona molto intelligente, mi ha accettata. Mia sorella mi ha sempre aiutata, mi sono sempre confidata con lei e lei è la persona più importante della mia vita. Io l'amo da morire. Mi chiamavo Fabrizio. Adesso Alessandra.